Eccoci qua, buonasera. Ehi, buonasera Luca, salutone, tua energia positiva è sempre da me ben accolta. Aspettiamo un po' di persone. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Se mandate dei saluti, intanto so chi c'è in linea. Intanto facciamo un po' di lavoro con il Palo Santo. Grande Andrea, buonasera. Caro Andrea, viandante. Eccoci qua. Aspettiamo un minutino. Vediamo un po' se arrivano altre persone, poi iniziamo. Come sempre, il nostro appuntamento è un appuntamento con l'amato Saint Germain, con la sacra fiamma viola. È un appuntamento con noi stessi, con la nostra consapevolezza, la consapevolezza di partecipare alla co-creazione del nuovo mondo, della nuova era, l'età dell'oro. Questa età dell'oro, questo nuovo mondo, questa nuova era, nasce, sorge e risorge all'interno di ognuno di noi. Per poterla manifestare nell'esterno, dobbiamo manifestarla all'interno di noi. Come facciamo a manifestarla all'interno di noi? Cercando di rimanere sempre in uno stato di armonia, buonasera Mirella, in uno stato di pace, in uno stato di serenità, in uno stato di non giudizio. Questa è la cosa molto molto importante. La chiave è una chiave di apertura del nuovo mondo all'interno di noi passa attraverso il non giudizio, perché il giudizio ci porta ad abbassare le nostre vibrazioni, però c'è anche il suo lato positivo, perché giudicando una persona noi vediamo attraverso quella persona ciò che all'interno di noi dobbiamo eliminare. Per cui utilizziamo tutti gli strumenti che ci sono a nostra disposizione al fine di migliorarci, di migliorare noi stessi e di far sì di far emergere l'essere supremo all'interno di noi. Come facciamo a fare questo? Oltre alle cose che ho detto in precedenza, possiamo farlo agganciandoci molto sempre e spesso e alla triplice fiamma all'interno del nostro cuore. Buonasera, adorata Slavi, ciao cara, speriamo di vederci presto, senz'altro. E collegandoci sempre con le entità angeliche, arcangeliche e i maestri che sono a nostra disposizione sempre, ora più che mai, per coadiuvarci in questa co-creazione della parte migliore di noi che si manifesta all'esterno nel mondo, che è da esempio per gli altri, da nutrimento per l'anima degli altri, e non esitiamo a chiedere, chiedere continuamente. Chiediamo che ci aumenti la pace, la serenità, l'armonia, l'empatia. Chiediamo che di avere quella forza necessaria per avere sempre il discernimento di fronte a tutte le situazioni della nostra vita quotidiane, nazionali e mondiali. Perché il discernimento ci porta a un livello vibrazionale più elevato, ci porta al distacco emozionale, ci porta al di fuori del giudizio. Ci pone in una condizione di comprensione degli eventi e ci aiuta anche a migliorare tutte le situazioni dove vediamo la disarmonia,
come lo possiamo fare, ricordandoci che il Signore ci ha dato un grande potere personale, che è il potere dell'intenzione, dell'intento puro, della preghiera, l'utilizzo consapevole della nostra energia divina, utilizzando la mente e le parole. L'amato Saint Germain è venuto proprio a ricordarci il dono immenso che ci è stato dato e che dobbiamo utilizzare, il dono della parola. La parola è potere. Qualsiasi parola io dico va nell'etere, dall'etere poi si manifesta nella realtà. Per cui prima di parlare ragioniamo sempre. Ecco perché il saggio parla poco. Non che io sia saggio, assolutamente. Però rifletto prima di parlare, prima di esprimere un concetto, prima di esprimere un giudizio. Perché so che quello che io dico poi comunque torna a me. Questa è la legge del karma che tutti conosciamo, in pensiero, parola e azione. Per cui è proprio bello esprimere il bene, è proprio bello esprimere i pensieri benevoli, è proprio bello compiere belle azioni. Questo ci fa stare bene. E noi dobbiamo pensare solo a stare bene interiormente, a far crescere la nostra pace, la nostra luce. Il primo compito che ci viene chiesto su questo pianeta è quello di stare bene con noi stessi, perché essendo parte di tutto, essendo parte cellulare proprio di un sistema unico e unito, di un campo che è unito, se la nostra energia è buona, in espansione, nel campo arriva tanta tanta buona energia, tanta tanta buona energia che va a contagiare gli altri. Per cui se dobbiamo correggere delle persone che parlano molto male di qualcun altro, noi lo dobbiamo fare, nostro dovere etico e morale. Va bene, diamo il buon esempio e spieghiamo questa semplice legge, ma legge fondamentale. Non è più tempo delle cose vecchie del vecchio mondo. Queste cose stanno crollando, ci stanno lasciando, se ne stanno andando e noi dobbiamo fare pulizia profonda di tutte queste vibrazioni. Dobbiamo rimanere sempre umili, combattere e lottare contro il nostro ego, contro l'importanza personale. L'importanza personale è il maggior ostacolo lungo il cammino della conoscenza dell'essere umano. Per cui togliamo tanta importanza personale, siamo leggeri e anche autoironici. Questo non vuol dire però fare discernimento di fronte alle situazioni in cui intercorriamo. Bene, vi invio mentre parlo tanta pace, tanto amore, tanta serenità e tanto benessere. Ora, l'amato Saint Germain ci ricorda, come ho detto, il potere della parola. Il potere della parola è un comando che noi diamo all'energia universale e viene detto decreto, io decreto. Dal momento che io dico una cosa con piena consapevolezza e potere, essendo conscio che quello che io dico poi è manifestato nella realtà, permette a me stesso di comprendere quanto l'Altissimo attraverso di me, attraverso di voi, attraverso chiunque lo fa con una consapevolezza viva, di manifestare la luce nella sua pienezza. Per cui dopo faremo qualche decreto, preparatevi a chiedere qualche decreto nell'ultimo periodo di questa breve trasmissione.
Bene, allora parliamo un attimo dell'amato Saint-Germain. Chi è Saint-Germain per chi non lo conosce? Saint-Germain è un maestro asceso, così come ci sono tanti maestri ascesi. Ma è il maestro asceso di questa era, di questo tempo, di questi 2000 anni. È il maestro asceso della libertà, è venuto per portare la liberazione in ogni essere umano, per portare la chiarezza totale all'interno di ogni essere umano. Questa chiarezza totale si chiama verità. Per cui quando noi ricercheremo la nostra verità e la troveremo, la nostra verità attraverso noi stessi, esprimeremo la verità e potremo un domani dire, così come l'amato Maestro Gesù Cristo ha detto, io sono la verità. Ed ecco allora che ognuno si trasforma nella via, io sono la via. Ed ecco allora che tutto confluisce nella vita. E allora potremmo dire io sono la vita. Vedete, i maestri ascesi hanno un grandissimo desiderio che ognuno di noi raggiunga l'apice di se stesso, che ognuno di noi cammini sempre più in connessione con il proprio sé superiore, in connessione con la sorgente. Questo è il grande desiderio dei maestri ascesi, della Mater Madre Celeste. E ci chiedono di chiedere loro sempre aiuto in questo cammino, di chiedere aiuto per tutto, anche per le piccole cose, per le più piccole cose. Chiediamo con fede e questo verrà realizzato. Chiediamo con cuore puro, con sentimento profondo, veramente, proprio andando a pescare nel profondo del cuore ciò che è il nostro desiderio, un desiderio che ci possa aiutare ad evolvere, ma che possa nello stesso tempo aiutare ad evolvere gli altri. Ecco, per cui chiedete, chiediamo e ci sarà dato. Il maestro Saint-Germain governerà i prossimi 2000 anni di questa meravigliosa età dell'oro, detta, che è tanto aspettata da tutti, ma che in realtà mi ha detto è già stabile, stabile perché vi è una grande consapevolezza, vi è già un grande risveglio di gran parte degli esseri umani, è già stabile in tutti i bambini indaco, cristallo, arcobaleno, che si stanno incarnando in questo tempo, che si sono incarnati in questo tempo. Il nuovo mondo ci riserva delle cose strameravigliose, eccezionali, una nuova realtà, una nuova società, un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di percepire la vita. Un nuovo modo di essere nel flusso della vita, perché noi saremo proprio questo flusso e riempiremo la vita con la vitalità pura di ognuno di noi, nella totale pienezza della fratellanza, nella totale pienezza della condivisione, nella totale pienezza dell'amore Cristo. Ci aspetta un grandissimo mondo, ci aspettano degli avvenimenti che ci lasceranno letteralmente a bocca aperta. E ci aspetta l'apertura di nuovi sensi, di percezioni. Stanno aiutandoci a sviluppare nuovi sensi di connessione. E gli uni con gli altri e ognuno di noi con la natura e ognuno di noi con tutti gli esseri multidimensionali che ci stanno aiutando. Riusciremo a percepire sempre più questi esseri, a comunicare con loro. Ed ecco perché l'amato Gesù il Cristo ci ha lasciato detto:
e quando i vivi vedranno i morti, sappiate che il mio ritorno è vicino. Questa frase indica due insegnamenti in particolari: l'essere risvegliati e guardare, notare i non risvegliati, coloro che sono ancora morti in vita, ma anche la capacità di comunicazione medianica, telepatica, intuitiva con tutti gli esseri che ci circondano e che sono qui a sorreggerci, per sorreggere noi e che possiamo poi sorreggere gli altri. È molto importante in questa dualità che verrà a mancare nel confronto con gli altri, porci noi sempre con tanta benevolezza, con tanto amore, con tanta comprensione, con tanto ascolto. Ma è anche molto importante comprendere quando dobbiamo proseguire, quando dobbiamo invece lasciare che il percorso delle persone faccia il suo corso. Ricordiamoci sempre di non dare le perle nel posto alle persone sbagliate, ma non perché siano sbagliate, perché in quel momento non possono comprendere determinate parole, perché non vi è più sordo di chi non vuole ascoltare, più cieco di chi non vuol vedere. Allora, buonasera, vedo tanti nuovi arrivi, saluto tutti, Enza Piccolo, Violetta Viola, Barbara D'Alessandro, Elisabetta Sforzi, Sposito Maria, Laura Melluso, Eliana Di Peco, Rosaria Gambardella, Donatella, Nicoletta, Maria Concetta, Antonella, Nina, amore, un abbraccione, Slavi, ho già abbracciata, Mirella e così via. Allora, bene bene, ben arrivati. Accendi la luce, per favore. Ecco, accendiamo un po' la luce perché il tramonto meraviglioso inizia a giungere. Ed eccoci qua. Allora, innanzitutto buona estate a tutti. Io adoro l'estate più di ogni altra stagione. E tenete presente, come dicevo prima a una cara amica, in questo momento le energie del sole centrale stanno manifestando un potere che mai prima d'ora è stato manifestato. Per cui quando prendete la tintarella, approfittatene nel vostro silenzio interiore per assorbire le energie che stanno venendo giù dal cielo. Energie mai giunte sul pianeta Terra prima d'ora. Fate questo esercizio di assorbimento di energie divine. Bene, allora volevo spiegare un attimino come mai 2000 anni di Saint Germain. Tenete presente che il pianeta Terra, l'umanità, ha un ciclo evolutivo di 14.000 anni. Pensate quante volte ci siamo incarnati per poter giungere in questo momento, un momento storico. Perché sono qui? Perché siamo qui? Ci chiediamo. Siamo qui per contribuire alla co-creazione del nuovo mondo. Questo lo abbiamo scelto prima di incarnarci. Siamo fortunati perché non è che si possono incarnare 100 miliardi di anime, no? Lo sappiamo. Per cui le anime prescelte per l'incarnazione hanno dei doni, delle qualità, dell'esperienza accumulata particolare, atta e adatta proprio per questo lavoro di co-creazione, questo lavoro meraviglioso al servizio del Signore, al servizio dell'umanità. È giunto il tempo di entrare nel noi, nel famoso io sono il tutto, ok? Uscire da io ed entrare nel noi, realmente abbracciare la fratellanza, riconoscerci realmente come figli del Padre. Siamo tutti figli, siamo tutti fratelli e come tali dobbiamo agire l'uno verso l'altro.
È arrivato il tempo di riconoscere la famiglia di spirito. Ecco, è arrivato il tempo di riconoscerci anime distinte ma uniche provenienti da un'unica sorgente. È meravigliosissimo quello che sta avvenendo, è meravigliosissimo avere queste consapevolezze, la fratellanza di spirito. Bene, 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 bene. Allora dicevo, l'umanità ha un ciclo di 14.000 anni. Ogni 2.000 anni vi è un maestro asceso che con le sue energie aiuta l'umanità a compiere e ad interiorizzare delle qualità divine. Al termine dei 14.000 anni, negli ultimi 2.000 anni, la somma di tutte queste energie vengono raggruppate nella sacra fiamma viola. La sacra fiamma viola è un'energia potentissima di trasmutazione, è magia divina pura. Ed è per questo che esorto ognuno di voi a richiamare continuamente sulla propria persona questa energia, come fare semplicemente invocandola. Imparate la visualizzazione, a vederla con la mente, chiudete gli occhi, visualizzate la fiamma viola, invocate l'Arcangelo Zacchiel, invocate il Maestro Saint Germain. E richiamate la sacra fiamma viola sulla vostra persona, affino a che diveniate un essere di fiamma violetta pura. Poi utilizzate, prima per ripulire tutto il proprio campo aurico, tutte le disarmonie in ogni parte del corpo. Poi utilizzate questa energia meravigliosa per trasmutare le situazioni che volete trasmutare. Ci sono blocchi sul lavoro? Bene, sacra fiamma viola, agisci, sciogli, trasmuta e realizza la velocizzazione del lavoro. Abbiamo altri tipi di problemi, abbiamo un pochino di problemi relazionali con qualcuno. Chiediamo la trasmutazione degli ostacoli, ok? Senza andare a toccare il libero arbitrio dell'altra persona. Per cui chiediamo alla Sacra Fiamma Viola di portare armonia, poi ognuno sceglie quello che deve fare. È la strada da prendere. E chiediamo soprattutto tanta Sacra Fiamma Viola per il pianeta Terra, per i governanti, per le persone comuni, per la nostra nazione, per il nostro paese, per tutte le persone che hanno ruoli anche importanti nella società affinché possano essere pronti a prendere decisioni per il bene comune e non per il proprio tornaconto. Con questo voglio dire, utilizziamo questo strumento e altri strumenti, anche altre fiamme se volete, per non solo il nostro bene personale, ma per il bene della nostra grande famiglia, l'umanità. Perché se una parte dell'umanità non sta bene, io, voi non potete stare bene. Dobbiamo aiutare a velocizzare questa guarigione. Vorrei ricordarvi le parole del Buddha prima di entrare e varcare la soglia del Nirvana. Si arrestò, si guardò indietro e disse: fino a che l'ultimo degli esseri umani non raggiungerà l'illuminazione, io non entrerò nel Nirvana. Allora cerchiamo di aiutare un po' noi stessi sempre, perché tutti i giorni dobbiamo lavorare su noi stessi e anche l'umanità. Guardate che il disegno del Signore è meraviglioso. Nella vita non si finisce mai di imparare, è
Ed è bellissimo, ma quando diciamo questo non deve essere un peso, ma deve essere entusiasmatico, perché l'apprendere in conoscenza, in giusto discernimento e nel giusto agire fa sì che il nostro stato vibrazionale continua ad espandersi continuamente, a innalzarsi continuamente, e più la luce di ognuno di noi cresce, più questa miracolosamente aiuta tutti quanti. Pensate che anche i maestri ascesi non finiscono mai di imparare, non vi è mai un punto di arrivo, questo è il bello, e questo è il senso più profondo della vita, l'espansione infinita, questo è l'infinito. La coscienza che si espande all'infinito fino a che diventa un tutt'uno con tutto ciò che è. Bene, bene, bene. Allora, facciamo un po' di meditazione adesso, proprio con la sacra fiamma viola, con il tempio della fiamma violetta dell'amato Saint Germain e con gli arcangeli predisposti a questa meditazione. Facciamo un bel respiro tutti quanti, profondo, chiudiamo gli occhi. Facciamo un altro respiro. Un terzo respiro. Vi chiedo adesso di focalizzarvi sul vostro cuore e di concentrarvi sulla vostra intenzione e sul desiderio di riempirlo con le meravigliose energie della vostra presenza divina. Potete farlo in questo modo, ripetendo mentalmente: nel nome dell'Io sono, quel che io sono, del Signore Dio del mio essere, chiedo che ogni cellula del mio corpo, atomo ed elettrone, dei miei corpi sottili, di tutte le particelle di vita, di ciò che io sono in tutte le dimensioni, e stati di coscienza siano riempite dalle energie miracolose della fiamma violetta dell'amore e della libertà. Io chiedo che da adesso siano colmate da queste energie continuamente, 24 ore su 24, ogni giorno della mia vita. Mentre vi riempite delle energie della fiamma viola, focalizzate la vostra intenzione nel fare con noi un viaggio con il vostro corpo eterico verso il meraviglioso e miracoloso tempio della fiamma viola, nella quinta dimensione, a Telos. Questo è un tempio eterico di una struttura fisica di quinta dimensione e noi possiamo accedervi quando vogliamo, così come potete fare anche voi con il vostro corpo di luce. In questo tempio la fiamma viola brucia incessantemente, alimentata dal grande amore e dalla devozione del nostro popolo, che benedice la propria vita, l'umanità e il pianeta. Il maestro Saint Germain trascorre molto tempo qui con la sua fiamma gemella Porzia e con le legioni di angeli della fiamma viola dei diversi cori angelici, ricaricando e prendendosi cura delle energie di questa meravigliosa fiamma di Dio per il pianeta. Continuate a respirare queste energie più profondamente che potete,
in modo da poterle poi portare con voi nel vostro corpo fisico, quando tornerete al normale stato di coscienza. Adesso visualizzatevi in piedi in una grande stanza circolare con un soffitto alto, dove le energie della fiamma viola sono presenti dovunque. Le pareti sono fatte di pura ametista viola e il pavimento è anch'esso di cristallo ametista, ma con una struttura più liscia e di un colore più chiaro. Riuscendo a guardare attraverso le pareti di ametista, potete ammirare tantissime luci di tonalità viola che vi danno la sensazione di una visione mistica delle stelle. La stanza è abbastanza luminosa e vedete decine di fontane di ogni dimensione e forma che emettono ogni possibile sfumatura di viola in un gioco magico di colori e tonalità. Alcune fate dell'acqua si divertono a giocare con queste energie e voi le guardate mentre esultano nella loro gioia giocosa. Anche le fate dei fiori giocano, creando con questa energia luminosa composizioni bellissime, con sfumature dal bianco all'oro, al viola. Guardatele mentre vi lanciano alcuni fiori in segno di benedizione e di benvenuto. Godete nel prendere parte alla loro gioia e alla loro beatitudine. Vedete anche molti angeli della fiamma viola che accudiscono il fuoco viola con il loro amore e adorazione. Il fuoco viola non è caldo, in fondo è addirittura rinfrescante. Ci sono diverse sedie nella stanza e chiediamo a ognuno di voi di scegliere quella dalla quale siete più attratti, nell'area che vi sembra più confortevole. Le sedie sono fatte di puro cristallo viola. E sotto ognuna di esse c'è una fiamma viola che sale e vi avvolge. Dato che proviene da sotto di voi, entra e penetra in ogni parte del vostro corpo, dai chakra più bassi. C'è anche un'altra fiamma che scende dall'alto, penetra il vostro chakra della corona e riempie ogni cellula del vostro corpo, dai chakra più alti. Mentre respirate consapevolmente, nel vostro cuore vi riempite delle energie della fiamma viola della libertà, come mai prima d'ora. Ci sono diversi angeli della fiamma intorno a ognuno di voi, che versano coppie colme di amore e di energia viola nel vostro campo aurico per guarire tutti gli aspetti della vostra vita che necessitano di guarigione. L'esperienza sarà differente per ognuno di voi. Continuate a inspirare questa energia. Adesso vedete il maestro Saint Germain con la sua compagna Porzia, è la dea della misericordia e della compassione, Lady Kuan Yin, che infondono nel vostro campo aurico il loro amore e l'energia della fiamma della compassione, anch'essa parte degli attributi del settimo raggio. Vi chiediamo adesso di aprirvi a un più alto livello di compassione per la vostra personale guarigione e per quella di coloro che amate.
di qualsiasi cosa si tratti, che crediate necessiti di essere guarita nella vostra vita. Invocate le energie della compassione e del perdono e rendete possibili i cambiamenti che desiderate. Rimanete in questo stato di beatitudine tutto il tempo che volete. Parlate con noi, con il Maestro Saint Germain o con Kuan Yin e date la ferma intenzione di voler guarire voi stessi da tutti i traumi del passato e del presente. Questa stanza è piena di energia miracolosa e quando vi sedete e vi immergete in essa, vi rendete conto delle energie più scure dentro e intorno a voi. Ma ovunque ci siano problematiche, traumi o dolori da risolvere, sentirete che questa energia comincia a trasmutarli e dissolverli. Cominciate ad avvertire un'attenuazione della densità, come se foste diventati più leggeri. Sentite questa leggerezza e la gioia che pervade il vostro essere. E mentre provate una gioia crescente, alleggerite i vostri fardelli. Lasciate che questa leggerezza, bellezza, amore e potenza divina vi nutrano in ogni senso. Continuate a inspirare. Chiedete coscientemente alla fiamma viola ciò di cui avete bisogno. A volte, tra la vostra richiesta e la realizzazione del suo risultato, potrebbero essere necessari dei processi di purificazione, ma passo dopo passo avete già cominciato a lavorare per il vostro successo. Non abbiate fretta, prendete tutto il tempo di cui avete bisogno. Quando vi sentite pronti, guardatevi intorno. Troverete dei maestri, angeli e guide pronti ad assistervi nel caso abbiate domande da porre. Gli angeli, in particolar modo quelli che lavorano con gli uomini, vengono qui diverse volte alla settimana o anche giornalmente per ricaricarsi con la vibrazione della fiamma viola. Infatti, l'energia non bilanciata che c'è sul pianeta contamina i loro campi energetici e quindi vengono qui per rinvigorirsi e purificarsi. Vi invitiamo a fare lo stesso. La porta ora è aperta per voi. Il Maestro Saint Germain sarà spesso qui per voi. E i suoi angeli saranno lieti di offrirvi il loro amore e la loro assistenza. Onoriamo tutti voi per la vostra apertura. Vi mandiamo benedizioni di amore, coraggio e saggezza. Rimaniamo tutti uniti accanto all'amato Maestro Saint Germain, che si impegna a mandare ondate di energia della fiamma viola ai cuori di tutti voi. Rimanendo con la pace nel cuore, avvolti dalla sacra fiamma viola, facciamo dolcemente secondo il tempo necessario per ognuno di voi, un ritorno nel qui e ora, con dolcezza, con amore, con serenità. Nella pace più totale,
rinfrescati, purificati, armonizzati da questo viaggio nel Tempio della Sacra Fiamma Viola dell'amato Saint Germain. Bene, quando siete pronti, per chi vuole magari lasciare dei feedback per capire come ha agito la fiamma viola e questa meditazione che potete ripetere tutte le volte poi che volete, che ne avete necessità e che potete anche suggerire a qualcun altro. Bene, vediamo un pochettino mentre si torna in presenza nel qui e ora. Vediamo un pochino le vostre sensazioni. Buonasera Nicoletta, buonasera Barbara. Oh, bene, bene, ok. Quando volete, ne avete necessità, rifate questa meditazione che è sempre nutriente per l'anima. Ora inizieremo a fare un bellissimo decreto, un'invocazione preghiera. Ricordiamoci sempre che dobbiamo liberarci un pochino delle cose che non appartengono più al nostro essere. Grazie a te Barbara di essere stata con noi e di aver contribuito energeticamente e di aver partecipato a questo meraviglioso viaggio nel Tempio Sacro della Fiamma Viola dell'amato Saint Germain. Ciao Nina, dai, te l'ho promesso che vengo a Roma e vengo, eh? Facciamo una bella meditazione in villa. E così. Oh, Laura, hai sentito tante pulsazioni nel terzo occhio e ti sei sentita toccare le braccia, ok? Questa è una bella percezione extrasensoriale. Ora aspettiamo ancora qualche commento, se arriva, qualche secondo e poi iniziamo a fare un po' di pratica di legge del perdono. Ciao Enza, sono contento che sei stata bene. Adesso qualche secondo ancora e poi facciamo una bella invocazione, decreto, preghiera, invocazione. Nicoletta, tanto calore, tanto colore viola visualizzato. Grazie a te tesoro. E Nina, promesso, le mantengo sempre le promesse. A breve ti do la data. Organizziamo una bellissima meditazione in villa, in questi parchi meravigliosi. Allora, bene. Se siete pronti, per chi è pronto, con intento fermo, puro, facciamo un bel decreto con tanto potere e tanta consapevolezza per continuare a liberare i nostri corpi sottili, il nostro conscio, il nostro inconscio e il nostro subconscio. Ripetete pure con me a casa, anche qui. Tu sacra fiamma cristica. Tu sacra fiamma cristica. Forte ragazzi, bella e convinti vi voglio, il decreto è potente. Dentro il mio cuore. Dentro il mio cuore. Aiutami a manifestare. Aiutami a manifestare. Tutto quello che tu sei. Tutto quello che tu sei. Guardate quanto è bello questo decreto. Questo comando, diamo il comando alla sacra fiamma cristica all'interno del nostro cuore
e gli chiediamo di aiutarci a manifestarsi attraverso di noi, ovvero ad espandere la coscienza cristica. Appropriatevi di questo sapere, di questa conoscenza, per percorrere quella scala meravigliosa che ci porta e ci conduce sul trono del nostro sé superiore. Adesso faremo l'invocazione alla legge del perdono per fare sempre pulizia all'interno di noi e dell'umanità. Io sono la legge del perdono. Io sono la legge del perdono. E la fiamma trasmutatrice. Di ogni errore che io abbia commesso. Io sono la legge del perdono. Io sono la legge del perdono. E la fiamma trasmutatrice. E la fiamma trasmutatrice. Degli errori di tutta l'umanità. Degli errori di tutta l'umanità. Amata presenza di Dio. Amata presenza di Dio. Io sono in me. Io sono in me. E in tutta l'umanità. E in tutta l'umanità. E amato Maestro Asceso Saint Germain. E amato Maestro Asceso Saint Germain. Ti amo. Ti amo. Io invoco. Io invoco. Coscientemente la legge del perdono. Coscientemente la legge del perdono. Per le mie trasgressioni. Per le mie trasgressioni. Alla legge dell'amore. Alla legge dell'amore. E per quelle di tutta l'umanità. E per quelle di tutta l'umanità. Cosciente o incosciente. Cosciente e incosciente. Restauraci. Restaurati. O Padre Celestiale. O Padre Celestiale. Verso uno stato di rettitudine. Verso uno stato di rettitudine. Nell'uso della tua vita. Nell'uso della tua vita. Affinché il fuoco violetto. Affinché il fuoco violetto. Rimuova. Rimuova. Ogni causa. Ogni causa. Effetto. Effetto. Registro o memoria. Registro o memoria. Di tali errori del passato. Di tali errori del passato. Presente o futuro. Presente o futuro. Così sia. Così sia. Amato io sono. Amata io sono. Allora, la Sacra Fiamma Viola, il grande dono della Sacra Fiamma Viola, oltremodo qual è? Conosciamo tutti la legge di causa, effetto, azione e reazione. Per cui quando commettiamo un errore ne siamo coscienti, invocando la Sacra Fiamma Viola con sentimento puro, reale di perdono, invochiamo la fiamma sull'errore commesso. Che cosa succede? Succede che gli effetti vengono cancellati. Questo è il grandissimo dono che il Signore ci ha fatto attraverso la conoscenza della Sacra Fiamma Viola. Ci fa annullare quando, con sentimento di pentimento profondo, gli effetti della causa di un nostro errore. E per questo bisogna lodare il Signore, perché ci aiuta a redimere la nostra anima, a renderla trasparente, pulita. Bene, continuiamo dicendo: perdonami. Perdonami. O mia presenza. O mia presenza. Ti prego, perdonami. Ti prego, perdonami. Perdona. Perdona. Tutte le mie trasgressioni. Tutte le mie trasgressioni. Contro il dolce cammino dell'amore. Contro il dolce cammino dell'amore. Aiutami ad amare abbastanza. Aiutami ad amare da cancellare tutti i miei errori. Da cancellare tutti i miei errori. Ti amo, ti amo.
Ti amo. Aiutami ad essere divino. Aiutami ad essere divino. Perdona loro, o gran presenza. Perdona loro, o gran presenza. Ti prego, perdona l'umanità. Ti prego, perdona l'umanità. Perdona tutte le sue trasgressioni. Perdona tutte le loro trasgressioni. Contro il dolce cammino dell'amore. Contro il dolce cammino dell'amore. Aiutali ad amare abbastanza. Aiutali ad amare abbastanza. Da cancellare. Da cancellare. Tutto ciò. Tutto ciò. Che non doveva essere. Che non doveva essere. Amali fino a quando siano uno con te. Amali fino a quando siano uno con te. Evviva. Allora, adesso abbiamo qualche minuto di tempo. Vi ringrazio per aver contribuito anche a inviare luce all'umanità per le trasgressioni coscienti e o incoscienti che sono state fatte, e in questo modo aiutiamo a velocizzare insomma la manifestazione sempre più rapida della nuova era. È molto importante il contributo che noi diamo energetico in preghiera per l'umanità. Allora, adesso scegliete pure dei decreti da 1 a 389 e io vi leggerò il decreto che avete scelto del maestro Saint Germain, che sarà il decreto per voi, ma allo stesso tempo ripeterlo tutti insieme. Questo decreto è sempre bene, perché sono sempre parole di luce. Allora, possiamo iniziare da intanto che arrivano le richieste dalle ragazze che sono presenti qua in studio. Ecco, Nina 144, dito il numero da 1 a 389, Samir, Donatella 77. Lo 77, vediamo per Samir 77, per Damiano. Io sono la resurrezione e la vita, ripetete pure anche a casa. Io sono la resurrezione e la vita. Tratte in manifestazione adesso. Guarda che decreto proprio perfetto, come abbiamo aperto il discorso, la sincronicità, così come abbiamo aperto la nostra interazione. Un numero, cara? 7. 7 per Anna. Io sono Dio in azione, io sono vita, opulenza e verità. Io sono Dio in azione, io sono vita, opulenza e verità. Già manifestate. Ok, grazie cara. Adesso andiamo avanti con le persone finché abbiamo tempo. Nina 144, eccomi a te cara. Ripetete tutti, perché i decreti sono sempre salutari per l'anima e per la realtà in cui viviamo. Allora, per l'amatissima Nina, persona squisita, splendida, gentile, con modi di altri tempi, abbiamo questo decreto. Io sono l'onnipresente. Io sono onnipresente. E illimitata opulenza del Padre. Per il mio uso. Ripetilo spesso, tesoro, che ti arriva abbondanza di tutto ciò che necessiti a livello spirituale e materiale. Ok, le tue richieste sono state accolte. Donatella Ferrara, il 7 lo abbiamo già letto, per cui andiamo a Emanuela Mereu, il numero 90. Evviva! Allora, ripetete pure a casa. Io sono la presenza dominante. Io sono la presenza dominante. E mantengo la mia coscienza qui. E mantengo la mia coscienza qui. Emanuela cara, pratica di radicamento con il primo chakra. Enza Piccolo, il numero 100, decreto numero 100, è bellissimo, facciamolo tutto perché è meraviglioso. Io mi muovo. Io mi muovo. Dentro il nucleo. Dentro il nucleo del raggio, del
che viene dal grande sole, spirituale centrale, e io sono sempre dentro la sua invincibile protezione. Vi riesorto a fare la meditazione sotto il sole con consapevolezza. Antonella Valenti, il numero 42. Forza, concentrate con fermezza a casa. Dio in me. Dio in me. Presenza io sono. Presenza io sono. Manifestati. Manifestati. Governa e risolvi. Governa e risolvi. Armoniosamente questa situazione. Armoniosamente questa situazione. Ripeti tre volte questo decreto, Antonella, guardando il cielo. Sorridi, affida al Signore questa situazione da riarmonizzare, sappi che è già riarmonizzata. Pace e bene. Laura, il numero, decreto numero 58, abbiamo pochi minuti, ed è amore divino. Io sono la presenza dell'amore divino. La presenza dell'amore divino. In ogni momento. In ogni momento. L'amato Saint Germain dice non lasciarti turbare da nulla. Gli angeli sono con te, attorno a te. Stai serena. Evviva Gesù, Saint Germain e la Madonnina. Ok. Allora, Barbara d'Alessandro, il numero 21. E facciamo il decreto 21 per Barbara. Io sono il potere di Dio Onnipotente. Io sono il potere di Dio Onnipotente. Abbi autostima di te e non denigrarti, non perdere la fiducia. Hai un grande potere da manifestare. Maria Concetta, il numero, il decreto 33, numero per me tanto affezionato. Ripetete pure a casa, ripeti cara, io sono la potente presenza, io sono. Io sono la potente presenza, io sono in azione. Sii azione, fai le cose tranquillamente, esprimiti serenamente, non limitarti con la mente. 174 Barbara. Emanuela, il 90 lo abbiamo già detto, il 174 per Barbara, che fa parte del capitolo Salute e Verità. Oh, questo è bellissimo perché facciamo un comando, un decreto di autoguarigione per ognuno di noi, ripetete pure a casa. Supremo essere maestro in me. Supremo essere maestro in me. Comanda e dirigi. Comanda e dirigi. I piccoli lavoratori interni. I piccoli lavoratori interni. Della mia mente e del mio corpo. Della mia mente e del mio corpo. E veglia. E veglia. Affinché. Affinché. Producano unicamente. Producano unicamente. La perfezione in ogni organo. La perfezione in ogni organo. E in ogni parte. In ogni parte. Vigila. Vigila. Perché questo costante. Perché questo costante. Processo costruttivo. Processo costruttivo. Sia sostenuto. Sia sostenuto. E mantenuto continuamente. E mantenuto continuamente. Bene, facciamo l'ultimo che siamo giunti in addirittura d'arrivo. Ed è il decreto numero 22, che è un bellissimo numero ed è un bellissimo decreto ed è meraviglioso come decreto finale di chiusura per ognuno di noi. Ripetiamo questo decreto: l'unico che agisce in questa situazione In questa situazione è Dio. È Dio. E in tutto questo
E in tutto questo egli farà emergere. Egli farà emergere. 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 La rettitudine. La rettitudine. E la giustizia. E la giustizia. Siate sereni con questo decreto per tutte le situazioni che sono un pochino così, che il Signore Dio penserà a riequilibrare le cose, oltretutto, anche perché abbiamo fatto questo meraviglioso ultimo decreto. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Buon proseguimento su Bridge of Light. Ringrazio veramente, ringraziamo tutti Gaetano Vivo e tutti gli operatori e collaboratori perché sono stupendi e meravigliosi. Grazie a voi che ci seguite, grazie a voi che ci aiutate a co-creare questa realtà e grazie anche per aiutare l'amato maestro Saint Germain alla creazione di questo nuovo mondo, della nuova era. Per cui coltivate sempre la pace e la serenità, coltiviamola, me in primis, e vi auguro anche una bellissima, splendida, meravigliosa domenica. Che la pace sia con ognuno di noi. Amen. A fra 15 giorni, se vorrete esserci. Buon proseguimento.